Guardate, siamo già praticamente arrivati. Eccoci qua. Ricevuto, capo. Triplico la sicurezza. I demoni non hanno speranze. State allerta! I demoni stanno attaccando i nostri depositi. Stanotte ne abbiamo già persi due. Il capo sarà anche in prigione, ma nessuno tocca la sua merce. Controllo Eagle 2, sei sveglio? Eagle 2 rapporto, tutto a posto. Cosa cercano i demoni in quei depositi? Devo neutralizzare gli uomini di Fisk e scoprire cosa sorvegliano. Non posso lasciare che il bottino resti a loro o finisca in mano ai demoni. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di loro. Ok. Allora, altra missione stealth. Ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Quello non è male. Continuano a parlare di attrezzature. Cosa nasconde Fisk? Questo lo posso fare fuori in tutta tranquillità? Forse sì. Chiunque tu sia, ti pentirai di essere venuto. Vieni qua. Adesso. Che botta, ragazzi, che botta. Allora, saliamo qua in cima. Ci sono due nemici da abbattere. Ah, ce n'è un altro anche là. Converrebbe quasi quasi far fuori. Il cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Sì, uno stile che rischia di farci saltare in aria se non stiamo attenti. Almeno. Allora, aspettate, Forse mi conviene fare una roba del genere. Attirare la guardia qua. Cos'era? Tanto il cecchino non si gira. Ed eliminarla. Perfetto. Poi direi di far fuori prima la guardia che ce l'ha in cima. Da sotto? Da sotto sì. Buono. Non pensavo di riuscire a prenderla da sotto. Allora, c'è ancora una guardia lì. Ah, pensiamo prima a quelle in alto, va. E poi che razza di posto è questo? Qui non passano navi da... Avete finito il rapporto? Allora. Vabbè, posso posizionarmi qua sopra. Vieni qua. Ok. E adesso posso occuparmi di quella. Venga qua. Opla. Ci sono due nemici lì, uno lì. Forse ce ne sono... ce ne sono ancora tre qua. Ok, allora, essendo che posso fare eliminazioni anche dirette con la ragnatela, potrei fare una roba così. Ne mancano ancora tre. Dovrei separarli. Meglio andare. Facci una dormita. Tommy. Giuro che lo faccio a pezzi. Bye bye.
Allora, ci siamo quasi, eh. Non so se vi ho mostrato tutte le eliminazioni, però ci siamo quasi. Bye bye. Non te l'aspettavi? Abbiamo un problema. Qualcuno mi sente? Ehi, non lo vedo più. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Questo chi è? Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Volentieri. Come ti chiami? Agente Davis. Chiamami Jeff. Tu sei? Ciao Jeff. Ti prende in giro. Che spiritosone. Io ti adoro. Allora, con quel mandato posso sfondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok, troverò un'altra entrata. Allora, diamo un'occhiata così. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in frantumi. Controlla sul retro, andrei io, ma non sono Spider-Man. Arrivo, forse ho già trovato un'entrata. Mi sta simpatico questo agente Jeff. Mi sta simpatico. Eccolo. Avevo visto una grata. Possiamo entrare da qua. Sembra di essere in un film dell'orrore. Effettivamente. Là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso? Ok, dov'è la porta chiusa? Trovata, trovata. Jeff, ci sei? È l'ora del porta party. Per via della porta, capito? Raffinatissima, vedi la centralina che alimenta la serratura? Sì. Ci penso io. Un sovraccarico di energia aprirà la porta. Astuto, ma non so come generare altra corrente. Prova questo. Uno storditore, fantastico. Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Ottimo. Allora, prendiamolo. Io usavo le ragnatele. Usa la pistola stordente, puoi creare la ragnatela elettrica. Ottimo, abbiamo un nuovo gadget adesso. Ah, possiamo poi sbloccare i vari potenziamenti. Ok. Facciamo che sbloccarli. Gettoni crimini. Ah, vedete? Possiamo utilizzare dei gettoni simbolo e gettone crimine. Allora. Perfetto. Porta sbloccata. Hai l'animo da inventore. Mi ricordi mio figlio. Ha iniziato a smontare le TV a 5 anni. A mappa. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto. Ok. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì che è una delusione, eh? A prima vista. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Cos'hai trovato? Da un'occhiata. Ti sembra vuoto? Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Ok. Le mie lenti trovata. È qua, è qua. Funziona? No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. Allora, ce ne sono... Ah, ce n'è una anche sopra. Arrivo, eh. Ne ho trovata una qua. A posto. Grazie. Non l'avrei mai aperta da solo. Dubito che l'avrei trovata senza di te. Qui non c'è un bel niente.
Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Noti niente a terra? Ah. Possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Dobbiamo trovarne altri. Allora, dobbiamo cercare altri segni. Qui c'era qualcosa di prezioso sicuramente. Dobbiamo crearti anche un ponte? Ci penso io. Ce la fai? Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Giusto. Un'altra porta segreta. Io penso alla serratura, avvertimi quando trovi la centralina. Ok, vado. Aspetta che l'ho già beccata forse. Sì, ma dove caspita l'hanno posizionata? Sul soffitto. Trovata. Sul soffitto. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. Grandissimo. Apri la porta, vediamo cosa c'è dietro. Ehi, guarda qui. Un'altra niente. Centralina. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavò. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Sotto. Sotto. Mappa ce ne sono. No, ce n'è una sola e basta. Trovata. Ah, devo prima tirare su l'ascensore però. Ok, ho selezionato la ragnatela elettrica. Ah-ha! Una botola. Questa volta abbiamo trovato una botola. Mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Arrivo, arrivo. Uno, due, tre. Voilà. Per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. C'è un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Ok. Però non mi fa passare. Ah, sì, ok. Qui adesso ho spazio sì. Di manovra, aspetta. Sono bloccato. Puoi fare niente? Tieni. Cos'è stato? La metro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No. Sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavò, presto! Allora, miriamo. E forza, eccoci qua. È crollato tutto? Sì, direi di sì. Ma Jeff dov'è finito? Jeff? Abbiamo perso Jeff? Jeff? Ah no, lui è già qua. No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era. Furto con scasso, andavano di fretta. Ok. Volevano solo le armi letali. Hanno lasciato i fumogeni, le granate stordenti. In effetti, non hanno preso praticamente niente, a parte, come diceva Spider-Man, le armi letali. Qui ci sono delle casse vuote e hanno portato via quelle che non sono riusciti a ripulire. Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Qui cosa c'è? Sono ancora lì. Shh, demoni. Sono ancora lì. Resta qui. Al diavolo, hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili. Vai, Spidey. Fermi. Giù dal camion. Siete tutti in arresto. Ma figurati se ti ascoltano. Al riparo!
Ok, attenzione. Grande, un colpo da maestro. Bello. Si danno la scossa a vicenda. Sarò io, allontanati. Ricarico. Che fai, ti metti in mostra? Parli tu che schivi proiettili. Ok, sì, ma non sparare. Ah no, lui è contro di me. Ok, quello l'ho imprigionato. Mamma mia. Ok, ho evitato quella. Ehi, grazie amico. Li abbiamo sconfitti tutti? O ne arrivano altri adesso? Tempismo impeccabile. Usiamo questo. Ricarico. Aia. Visto? Anch'io ho qualche amico. Sta lontano, lo stordisco. Meno male che si fanno male a vicenda. Come andiamo? Stiamo vincendo. Sto mirando. Ottimo. Io sto un po' male però. E tu hai rotto letteralmente le scatole. Sarò io, allontanati. Io continuo a recuperare vita. Quello più ostico è lui. Ok, è rimasto forse solo quello con lo scudo. Che possiamo eliminare così. A posto. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Guarda come scappano, guarda come scappano. Allora, inseguiamoli. Uomini armati in un giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Viaggia sto camion però. L'unico modo che ho per prenderlo è... Se continua così. Ok, adesso. Devo avvicinarmi. Ragazzi, avete un posto in più? È la tua fermata. Bye bye. Bye bye. Si manca l'autista. Venga qua, venga qua. Venga qua. Stanno facendo un casino. Che casino. R1. Che pelo. Fantastico, per una volta la 3 in. Dobbiamo tenere su container perché sarà pieno di benzina. Che pelo. Che pelo. Ne arriva un altro. Che si fa? Grazie. Grazie. Grande Jeff. No. 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 No, ti prego. No. Ah, ok, no, meno male. Pensavo l'avesse ferito a morte. È stato identificato come Jefferson Davis. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimette. Meno male, meno male, ragazzi, meno male. Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione?
Non ne ho nessuna. Se vuole, l'ascolto. Ok. Salta su. Grandissimo. Grandissimo. Il personaggio mi sta molto simpatico. Sono d'accordo con te, Spider-Man. Allora, direi che possiamo... Sono esausto. Devo tornare a casa e farmi una sana dormita. Concordo. Dai, torniamo a casa. I luoghi che permettono il trasferimento veloce sono ora contrassegnati sulla mappa. Ah, allora ci sono. Torniamo velocemente a casa. La Spider-Man prende la metro. Niente male. Metà delle torri anticrimine sono attive. Quando Spider-Cop scende in campo, costi quel che costi, il caso viene... No, 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 no. Non l'avrebbe mai ammesso, ma il capo iniziava ad apprezzare Spider-Cop. Il suo approccio trasversale era a suo modo rivoluzionario. Ok, avrebbe siamo comunque arrivati a casa. Dai, Spider-Cop. Prima o poi. Vai a farti una dormita. Ammazza! Han tirato via tutto! Ma dai! Tutto! Empire Sanitation, sono Eddie. Sì, salve. Sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto? Un secondo. Sei, 4476. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, ehi, aspetta, è importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi... Ma se si è già cambiato? ...tra Bauer e Grand. Ricevuto, grazie, Eddie. Ok, farò un secondo. Tra Bauer e Grand. Nessun problema. Ah, perché qua avevo visto... Qua avevo visto una... Una roba, uno zainetto, qualcosa del genere. Posso accettare di perdere... Va bene, ragazzi. Ma non la mia spy di chiavetta. Direi che possiamo concludere questo episodio di Spider-Man, anzi Marvel's Spider-Man qua. Gran bel episodio, probabilmente ve l'avrò diviso in 2/3 parti. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Marvel's Spider-Man. Alla prossima, ragazzi!